Se muore il Sud, cosa accade? Se muore il Sud, muore l'Italia. Cioè, non esiste un'Italia senza il Mezzogiorno. Io sono cimbro, nel senso che sono dell'altopiano di Asiago, però Selinunte è anche mia, Pirandello anche mio, Edoardo anche mio, Pestum è anche mia, l'Etna è anche mia. Cioè, voglio dire, cosa si può fare? Il Mezzogiorno è Italia. Così come io credo che Venezia non sia solo di veneziani, Venezia appartiene a tutti. Cosa si può fare? Bisogna cambiare classe dirigente e ripartire con un altro modello di sviluppo che non può più puntare su alcuni errori del passato, che ne so, è assurdo. È stato un errore grave, lo sappiamo oggi, si sono sbagliati in tanti, non solo politici, anche Montanelli era convinto che fosse necessario impiantare queste enormi cattedrali che poi si sono rivelate cattedrali nel deserto, pensando che intorno alla cattedrale nascessero poi tante chiesette spontaneamente. Non è andata così, la storia ha dato torto a questa scelta e quindi è inutile insistere. Io capisco il dramma di alcune regioni che dicono: se adesso tagliano i soldi cosa facciamo? Perché se tu hai investito tutto sul pubblico poi diventa molto complicato. Però che sia una cosa traumatica o che sia, come spero io, più graduale, quello che è sicuro è che non ha nessun senso. Un siciliano stesso deve rendersi conto di questo. La Sicilia produceva un ottavo del PIL italiano e dopo averci buttato dentro decine e decine e decine di miliardi produce un diciottesimo. Cosa vuol dire? Ma di fronte a certe spinte separatiste, autonomiste, indipendentiste, non parlo solo della Lega ma anche al sud, neoborbonici, indipendentisti siciliani, sardi e così via. Cos'è il sintomo di un malessere che rischia di sgretolare l'impero? Impero? Io non lo chiamerei impero. Anzi, l'Italia è una repubblica democratica che sotto questo profilo è stata anche, insomma, molto poco accentratrice rispetto ad altri stati. Andate a vedere in Francia cos'è Parigi rispetto a Roma. Parigi è molto più, cioè Parigi si prende tutti i musei, Parigi si prende tutto. In Italia non è così, quindi io ci andrei cauto nell'accusare di dire che i problemi vengono dal centralismo. Ci andrei molto cauto, anche perché voglio dire, parlavamo per esempio del turismo, sarà una coincidenza, ma nel 1970 l'Italia era prima al mondo nel turismo e nel 1970 nascono le regioni e le regioni si mano a mano si impossessano del turismo e adesso siamo scesi, continuiamo a scendere. Sarà una coincidenza, però è così. Se poi tu vai a vedere come il turismo è nel pieno boom mondiale, 137 milioni di turisti in più negli ultimi 2 anni a livello planetario, dopodiché ci sono regioni, parlo del mio Veneto, che teorizzano che del turismo devono occuparsi i comuni. Una cosa talmente stupida, cioè l'idea che Vicenza possa competere sul mercato mondiale aprendo degli sportelli o facendosi pubblicità a Pechino o a Vancouver è una cosa assurda. È chiaro che nel mercato globale del più grande business che esista oggi al mondo, che è quello del turismo, di queste cose devono occuparsi gli stati, è ovvio. Già le regioni sono troppo piccole. L'altro giorno qui il ministro Franceschini ha detto che un paese di solito investe sulle ricchezze di cui è dotato e quindi ha fatto chiaramente riferimento al fatto che l'Italia dovrebbe investire sull'arte e la cultura. Ora, è un disagio. Com'è?
E il paesaggio, aggiungo. E il paesaggio, assolutamente. Lei pensa che sia possibile che ci sia questa presa di coscienza della classe dirigente, non solo politica? Io non penso che sia possibile, io penso che sia obbligatorio. E penso che la classe politica dovrà prenderne atto. Certo, occorre cambiare completamente il modo di far turismo. Insomma, buttare 3 milioni di euro per fare due visitor center a Pestum in cartongesso è una cosa che non deve succedere mai più. Chi li ha fatti quelle cose là, spero che finisca in galera. Perché lì qualcuno ha giocato sporco, non so chi sia stato, non so se sono stati gli amministratori, le aziende, non so. So che due edifici di cartongesso non possono costare 3 milioni di euro, per cui lì qualche delinquente c'è stato. E se però investiamo nel turismo e nella cultura nel modo corretto, io credo che i conti torneranno. Vorrei ricordare che chi ha investito in cultura in modo corretto, penso alla Spagna, a Bilbao, ha visto tornare indietro in 7 anni i soldi investiti moltiplicati per 18. Solo il traffico di cocaina forse rende di più. E lo stesso sta facendo la Francia con l'operazione Louvre-Lens, che è una dépendance del Louvre aperta in una zona mineraria abbandonata. Nel Sulcis hanno messo 491 milioni finora e sono tutti disoccupati ed è un disastro. A Lens, la Francia ha messo 200 milioni, cioè molto di meno, e Lens è una fioritura di alberghi, alberghetti, ristoranti, ristorantini, bar, internet caffè, eccetera, eccetera, e il paese sta rinascendo. Se noi imparassimo un po' dagli altri, invece di inseguire i vecchi e stravecchi progetti di industrializzazione o rilancio di industrializzazione, insomma, 200 milioni che la Francia sta investendo a Lens sono quelli che sono stati buttati via nella presunta e falsa bonifica di Bagnoli. Un'ultimissima domanda: nel secondo dopoguerra Jean-Paul Sartre scrisse il saggio Che cos'è la letteratura. Lui aveva in mente l'idea dello scrittore engagé, l'intellettuale impegnato. Oggi, secondo lei, che cos'è la letteratura? C'è ancora spazio per la letteratura? Assolutamente sì, io sono convinto che io sono molto tecnologico, sto sempre attaccato al web, mi muovo disinvoltamente con i nuovi cosi, però voglio dire, la descrizione che fa Dino Buzzati quando entra nella casa di Rina Fort dopo il triplice omicidio dei bambini, non c'è film che possa renderla, non c'è TV, non c'è regista. Che Dino Buzzati entra e racconta che nella cucina c'è un rubinetto che fa tic 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 tic, e leggerlo tu lo senti quel tic, e non c'è regista che te lo possa dare. Secondo lei che cos'è la letteratura?